Buonasera a tutti voi che avete sfidato la tempesta, il maltempo per arrivare qui da Io ci sto. Dalla piazzetta ci siamo dovuti spostare qui all'interno, ma la libreria Io ci sto è sempre il luogo accogliente che ormai da anni rappresenta. Quindi lo ringraziamo subito la libreria per questa accoglienza, veramente soprattutto in questo momento è veramente un grande punto di riferimento, perché è un luogo di incontro e di accoglienza per gli autori e per i lettori. L'attività Io ci sto è ormai conosciuta, ne parleremo ancora anche dopo, ma io lo volevo ringraziare subito tutta la squadra, perché si mettono a disposizione, ogni giorno c'è una presentazione di autori conosciuti, autori meno conosciuti, quindi un punto di riferimento culturale, di raccolta di tutte le energie, stavo dicendo una parola che non si può più dire, di tutte le energie forti e vitali di questa città. Voglio dire, la curiosità per la parola, vabbè, immaginiamo, no, è censurata, ormai non la possiamo più dire. Quindi benvenuti, benvenuto anche ai nostri ospiti, innanzitutto l'autrice Silvana Campese è una scrittrice che ha già pubblicato diversi testi, ne cito qualcuno perché non li ricordo tutti: il romanzo Prisma, la raccolta di racconti Strada facendo, l'epistolario tenuto per un paio di anni con un amico poeta, Lelio Agretti, Contrappunto per soli timpani ed oboe, il romanzo fantapolitico Il ritorno di Cicerò, e ha scritto anche sulla rivista delle Nemesia che manifesta. La Nemesi di Medea, che è la penultima fatica letteraria. E la tua opera rappresenta veramente una grande esperienza civile. Poi ci parlerai anche del rapporto di questa esperienza con quest'ultimo libro, Partenope, Inferno Celeste. C'è sicuramente un raccordo tra tutti i tuoi testi, e tutti i tuoi testi sono un momento di riflessione civile, politica e morale. Quindi sono contenta di essere qui a presentare il tuo libro. Lo faremo con Nino Daniele, chi non conosce Nino Daniele, è forse una delle persone più adatte a parlare di questo libro, perché si è lavorato in filosofia, non si dice quasi mai, perché lo conosciamo sempre come rappresentante politico, sei stato sindaco di Ercolano, per tanti anni assessore alla cultura di Napoli, quindi sempre molto vicino agli artisti, a tutte appunto le energie di questa città che hanno cercato di portare avanti un discorso culturale ampio, variegato, come appunto questa capitale, questo mondo che è Napoli. E se non sbaglio sei presidente anche del premio Amato Lamberti, quindi anche un'attività civile molto forte, fatta anche attraverso i libri. Uno di questi è proprio stato presentato, mi pare, la settimana scorsa, proprio qui da Io ci sto, Ercolano, una storia anti-racket, ma ce n'era già stato un altro qualche anno fa, la Camorra e l'anti-racket, quindi si presta molto bene questo tuo impegno civile e politica a raccontare anche il libro di Silvana Campese. Un ringraziamento va anche alla casa editrice, la Phoenix Publishing, che è anche una Phoenix Film Production, scusate l'inglese, ma insomma, e che si occupa sia di editoria ma anche di filmografia, ed è il ramo editoriale e pubblica soprattutto fumetti, saggistica, narrativa, poesia, ma è molto importante il lavoro che fanno soprattutto con i nuovi autori, quindi mettendo in luce tutto quello che deve ancora venire fuori da questa città, che è sempre una grande fucina.
Grazie anche ad Anita Curci che si occupa dell'ufficio stampa che ha organizzato questo incontro. E volevo ricordare anche per quanto riguarda la Phoenix Film Production che sono vincitori di un bel premio con il loro corto L'amore e il pretempo, il Globo d'Oro 2020 e tanti altri riconoscimenti che avete un po' raccolto in tutta Italia. Quindi va anche a voi il ringraziamento per aver contribuito a portare ai lettori il libro di Silvana Campese. E poi abbiamo una lettrice speciale, Leda Conti, che è attrice, drammaturga, docente anche di teatro, che ci leggerà alcune pagine tratte da questo libro. Dal titolo diciamo comprendete subito che il romanzo è ambientato a Napoli e a partire c'è un arco temporale che va dalla prima guerra mondiale fino un po' agli inizi del nuovo millennio, 2007-2008, dico bene, vero sì, Silvana? Sì. Ed è una storia di famiglia, la storia della famiglia Pantalamessa Esposito, perché cominciamo con diciamo, il capostipite fino ad arrivare alle sue pronipoti, se vogliamo, quindi ai nostri giorni. Ed è seguendo proprio le esperienze di questi dei diversi personaggi che Silvana Campese, non in maniera cronologica, racconta non solo le loro vicende personali, ma anche la storia della città e anche dei momenti particolarmente, diremo, epocali dei nostri tempi. Quindi questo romanzo è un po' una sorta di grande affresco nel quale ogni tanto con le sue pagine Silvana mette un po' dei tasselli fino a creare un grande affresco che è poi il racconto di questa città e il racconto dei nostri tempi. Ma vogliamo entrare subito nelle atmosfere del libro di Silvana ascoltando da Leda Conti la prima lettura che ci ricorda un momento molto particolare che un po' tutti credo qui abbiamo vissuto e che ricordiamo ancora molto bene, il terremoto dell'80. La prima forte scossa di terremoto del settimo grado della scala Mercalli aveva colto i componenti della famiglia Esposito Cantalamessa sparpagliati un po' ovunque. Catello si trovava al Cardarelli, l'ospedale dove era stato ricoverato 2 giorni prima, a causa di una grave crisi cardiaca e respiratoria che i medici del pronto soccorso a stento erano riusciti a fronteggiare, salvandogli la vita. Dopodiché era risultato che la causa principale andava attribuita all'enfisema polmonare, ma lui continuava a ripetere che la colpa era del Vesuvio, perché aveva saputo che stava per esplodere e glielo aveva detto in sogno sua madre Teresa. Carmela era per strada, dopo essere stata a far visita al marito e avergli portato una inimitabile crostata di amarene, non molto apprezzata, dato che lui aveva ripetuto per tutto il tempo che avrebbe preferito caffè e sigarette, prima di mandarla a fare il culo insieme con un esercito di santi almeno 3 volte. La signora Esposito, formulando preci a ripetizione per l'anima del marito blasfemo, si stava recando in chiesa per la messa vespertina, camminando frettolosamente, trovandosi in abbondante ritardo. Maria, la primogenita, si trovava in albergo a Napoli e si preparava a rientrare a Roma con il rapido delle 20:30. Ciro, come prevedibile, non era in villa né aveva dato notizie di sé, anzi, mancava dal pomeriggio precedente, poiché alle 15:30 di ogni sabato si allontanava, cascasse il mondo, e non lo si rivedeva che il martedì alle 10, quando, con Sergio, tornava dai mercati generali. Carmela e Mariuccia decisero di recarsi all'indirizzo che aveva dato loro Pasquale, e del resto Erminia e Bettina, pur avendo molto bisogno di collaborazione, insistettero perché vi andassero insieme, non sembrando giusto separare la madre dalla figlia in quel frangente. Inoltre, anche loro erano molto preoccupate per la sorte di Ciruzzo, cui Erminia era profondamente affezionata e che Bettina di conseguenza considerava della famiglia. Il portone d'ingresso e la severa mole del palazzo, accentuata dall'angustia della strada antistante, conservavano ancora, nonostante la vecchiaia plurisecolare, tutto il loro fascino aristocratico.
Attraverso il portale, in legno vetusto e sinistrato, dall'esterno si vedeva parte del vestibolo, a volta ribassata, impostato su un grande arco, sostenuto da pilastri con capitelli a decorazione vegetale di tradizione catalana. E, al centro del cortile interno, la copertura a chiostro in ferro battuto di un antico pozzo, ricolma di bucambillea, che a stento ne lasciava intravedere la pregevole fattura. Carmela custodiva una passione per le bellezze di Partenope, sin dai tempi in cui suo padre Michele gliele spiegava, quando, sfogliando insieme libri e raccolte di immagini e riproduzioni grafiche, le descriveva origini, storia e contaminazioni dei tanti ex palazzi nobiliari di Napoli, che, per quanto trascurati e prede dell'incuria del tempo, conservavano ancora testimonianze delle varie epoche cui erano appartenuti. Rientri, anfratti, tabernacoli, minuscoli chiostri ed ex cappelle gentilizie e poi ancora sopraelevazioni e terrazzini pensili. In quei labirinti stratificati nei secoli, a più piani, a più dimensioni, si intrecciavano e convivevano in sorprendenti ed emblematici microcosmi alcuni dei molteplici paradossi, non solo della storia della città e della contemporaneità, ma soprattutto di quella umanità che ne fu e ne era protagonista o succube. Grazie a Lena. Come vedete, questa è, ecco, forse è la descrizione tradizionale di Partenope, i suoi palazzi, i suoi vicoli, i suoi luoghi segreti. Ma il libro di Silvana Campese, che è un racconto di Partenope, non è questo. O meglio, avviene in maniera completamente diversa. Avviene attraverso i personaggi che voi avete sentito nominare in questa lettura. E ogni personalità che incontriamo in questo racconto rappresenta un aspetto variegato di questa città che tutti continuano a definire come un mondo, e quindi, essendo un mondo è una realtà difficilissima da raccontare. Ci hanno provato in tanti, ci hanno provato scrittori, artisti, poeti, musicisti. In realtà nessuno è riuscito a fare il racconto di Napoli. Abbiamo sempre e avremo sempre tanti racconti della città. Tu hai fatto un'operazione diversa, hai provato a dare le sfumature di Partenope attraverso le caratteristiche di questi personaggi, e abbiamo subito sentito nominare Michele Cantalamessa. Ecco, lui, se vogliamo, è l'anima tradizionale di Napoli, quella che noi forse conosciamo e che amiamo di più. La sua storia, le sue tradizioni, la sua parte nobile. Lui rappresenta quella Napoli che affascina anche i turisti, quelli più colti, non quelli abituati semplicemente al caos e al folklore napoletano. Quelli che cercano i segreti della storia di Napoli. Poi abbiamo sua figlia Carmela. Ecco, sua figlia Carmela mi ha colpito moltissimo, perché a me dà la sensazione, ha dato questa impressione. Lei rappresenta un po' la Napoli intesa come terra, come madre terra, anche, diciamo, nel modo in cui tu la racconti, la descrivi, perché ne parli brevemente, diciamo, di quando ero giovane, giusto per raccontare le sue vicende. Ma inizi il racconto descrivendola senza capelli, senza denti, grassa, trascurata, perché aveva dato al mondo 8 figli, di cui 3 erano morti. Quindi io la vedo proprio come l'anima, come quella terra ubertosa, nera, dalla quale poi scaturiscono tutti i figli, tutti i suoi figli, tutti i napoletani, quella terra che sa produrre tanti frutti, buoni e cattivi. E quindi è molto forte l'immagine che dai di Carmela. Poi abbiamo quella della sua primogenita, Maria,
Maria, anche nel libro, e ho letto anche qualche intervista, tu la identifichi proprio Maria Mariuccia come partenope, cioè l'aspetto indipendente, bella come il sole, la Napoli forse quella che ci meraviglia in una bella giornata di sole, ma anche quando il mare è in tempesta, la Napoli naturale, quella che affascina così soltanto a guardarla. Però che ha una tempra di grande forza, di grande anche di passionalità, nonostante sembri una persona molto fredda. Infatti Mariuccia lascia presto la casa, la famiglia, va a vivere a Roma, va a vivere da sola, non si sposa, non ha figli, però produce qualcosa al di là di Napoli, quindi travalica i confini napoletani. Va a Roma, lei scrive, viaggia, quindi è la Napoli che va nel mondo e che porta la propria napoletanità al di fuori, producendo qualcosa che ha sempre un legame con la città, ma che diventa qualcos'altro, si amplia. Poi ci sono anche gli altri personaggi, anche femminili, per esempio c'è Angela, la sua sorella, che mi dà l'idea insomma di una femminilità più tranquilla, in fondo è la Napoli più tradizionale, quella della brava casalinga, di quella che è abituata a tenere in ordine la casa, a lasciare che, infatti lei si sposa, prima segue il marito, poi lascia il lavoro per curare i figli ed è contenta di questo suo modo di fare, quindi è quella Napoli che un po' è tranquilla, crede nei valori più semplici della famiglia. Poi abbiamo i personaggi maschili e quelli io li vedo un po' più come se fossero, diciamo, rappresentino un po' le ombre di Napoli. Catello, il marito, bello, simpatico, comunicativo, così come il figlio Ciro, però entrambi vivono al limite della legalità, sono un po' quei napoletani che si arrangiano, che sanno sempre risolvere una situazione, ma non si capisce bene in che modo. Anche questa è una faccia di partenope e che tu rappresenti attraverso di loro. E lo stesso anche, possiamo dire, sul limite della legalità, l'altro personaggio, Pasquale. Quello che risca, quindi mi sembra un po' che questi personaggi maschili, poi mi spiegherai il perché, abbiano questa connotazione un po' più nera, più fatta di ombre, di lati negativi. A concludere poi tutti questi queste sfaccettature, ma ce ne sono tantissime, perché questo è un libro, nonostante, cioè, c'è una scrittura molto molto scorrevole, quindi è un libro che si legge velocemente, ma nello stesso tempo è un libro che, ecco, mi è venuto subito in mente un verbo, va masticato, è un libro che bisogna assimilare, bisogna leggere e assimilare, magari rileggere, anche perché, e poi ne parleremo dopo, è un libro che si compone di due parti molto differenti tra di loro. E nella seconda parte ha un ruolo fondamentale la nipote, Justine, che rappresenta, secondo me, la Napoli moderna, la Napoli della diversità e dell'integrazione, o forse la Napoli che è la vera Napoli, quella che è sempre stata, perché in realtà noi siamo il prodotto della stratificazione di tante culture, di tanti popoli che sono venuti qui, si sono integrati, hanno creato sempre nuova cultura, nuovi modi di fare, nuove tradizioni, e noi siamo tutto questo e non possiamo dimenticarlo. E sicuramente questa forse è la cifra della modernità di Napoli e di Partenope. Io ti volevo proprio chiedere subito qualcosa, ecco, su questo, su queste caratteristiche, sul fatto di dare alle, diciamo, ai personaggi femminili una connotazione, se vogliamo,
più positiva, ma ai personaggi maschili invece delle ombre fino all'ultimo, che rimangono fino alla fine del romanzo. Sembra facile. Abbiamo provato anche qui. Allora, vabbè, per un autore, per un'autrice, sicuramente per me non è facile parlare del libro, soprattutto dopo aver ascoltato poi la visione abbastanza, diciamo, personale, soggettiva, che ognuno può fare, nello specifico, chiaramente, Fiorella. In realtà, più che i vari personaggi come rappresentativi e simbolici dei vari aspetti di Napoli, non a caso c'è il sottotitolo I molteplici volti dell'umanità. Io intendevo soprattutto dimostrare che questa città è un mondo, è proprio veramente un mondo, nel senso che vi si trovano tutti gli aspetti e tutti i volti dell'umanità. Non è una città omologata in cui più o meno la gente è così. Ecco, di altri luoghi a me capita, insomma, di verificare che si può dire vabbè, ma quelli però sono così. C'è un tipo preciso. Ecco, in realtà Napoli è un universo, Napoli è un mondo e sono molteplici i volti dell'umanità. E questa era una prima forte, diciamo, un primo forte obiettivo che mi sono data. E Napoli come mondo è quindi anche, l'ho definito, una cartina di tornasole, perché è una città, guardando in profondità oggi più di prima, perché è cambiata molto, soprattutto negli ultimi decenni, è una città nella quale veramente si possono riscontrare, avere delle intuizioni o addirittura delle dimostrazioni, delle prove, insomma, di ciò che o accade in contemporanea, altrove, addirittura, insomma, globalmente, oppure sta per accadere. È una città che è veramente, come dicevo, una fucina di potenzialità. E questo fatto della cartina di tornasole, tra l'altro, mi incuriosisce molto, perché questa parola, no? Tornasole, deriva dal francese tournesol, che sarebbe il girasole, e si appannano gli occhiali, ed è un fiore che risponde a una logica diversa rispetto ad ogni previsione. Perché? Perché la sua parte esposta all'ombra ha una crescita più veloce e vigorosa della parte invece esposta al sole. E dall'ombra si sviluppa la sua crescita. Quindi il moto verso il sole è secondario alla vera funzione vitale. Questo per me è molto simbolico, perché come per Napoli bisogna cercare molto in profondità la funzione vitale della città e ben oltre gli effetti, soprattutto, ripeto, negli ultimi decenni, che io considero narcotizzanti veramente, di quella omologazione caotica e distruttiva che ha pervaso le metropoli tutte e quindi purtroppo ha contaminato anche Napoli, nonostante Napoli si sia sempre difesa molto bene dalle contaminazioni, ma la globalizzazione, l'omologazione e tanti altri fattori che adesso sarebbe troppo complicato star lì ad analizzare, la città, insomma, di un mondo globalizzato, il famoso villaggio globale di cui si parlava, ha reso anche Napoli una città molto diversa da prima, nella quale però bisogna andare in profondità, bisogna scavare, bisogna saper vedere. Infatti alcuni personaggi proprio questo stanno a significare, e uno per tutti Sasà,
Salvatore Aiello, il ragazzo, il quale è giovanissimo, però apparentemente ha un destino di camorrista, perché è figlio di un boss. E per come si comporta, diciamo, soprattutto all'inizio della sua entrée nel libro, è chiaramente sembrerebbe uno destinato ad avere un futuro da camorrista. Anche la camorra invece, la camorra è cambiata, ma il fatto è che lui rappresenta comunque qualcosa che è in luce, che se lo si va a cercare si trova, soprattutto in un giovane come lui, che è prezioso perché è un segno forte di un possibile cambiamento. Purtroppo fa la fine che fa, però... non per colpa sua, le donne tutte in qualche modo rappresentano Partenope, perché rappresentano la forza del femminile che ce la fa sempre in qualche modo a rinascere, a volte per amore. Carmela è resuscitata praticamente nell'incontro con Catello. Carmela, che dopo il trauma subito era rimbambita, insomma, era proprio diventata una ragazzina chiusa, difficile, insicura, cioè. Nell'incontro col marito, che amerà sempre fino alla fine, nonostante tutto, è resuscitata, cioè è venuta fuori con tutta la sua bellezza interiore, con tutto il femminile, con questo amore grande, questo senso grande, profondo della maternità, e con la sua grande ingenuità, perché Carmela rappresenta il femminile più ingenuo, più puro, quello che non riesce nemmeno a vederle le cose, per quanto siano magari pure abbastanza evidenti, perché non è proprio nella sua cosa. Partenope è sicuramente Mariuccia, la forza di Mariuccia, la forza del cambiamento che operano le donne su se stesse, e nella realtà, perché Maria attraversa varie fasi, e alcune sono molto molto difficili, è la forza delle nipoti di Giustin, la forza dell'altra Carmela, cioè la figlia, la nipote di Mariuccia, che pure era molto legata. Mentre invece le figure maschili positive, diciamo, ci sono, perché Michele rappresenta un maschile bello, sano, forte, equilibrato, protettivo, determinato nel portare avanti i suoi valori, quindi un maschile su cui si può fare affidamento. Catello invece rappresenta quel miscuglio di ambiguità, doppi giochi, è un furbastro. È uno che però ti sa, con tutte le sue maniere, e poi il napoletano tipo, diciamo, ti sa prendere, insomma, ti sa coinvolgere, eccetera, eccetera. Però purtroppo ha anche degli aspetti molto, molto negativi, molto inquietanti, che poi si scoprono leggendo il libro. Vabbè, insomma, è inutile, ma non è che posso aiutare. Però la forte, diciamo, con contraddizione tra le due valenze, il maschile e il femminile, c'è, cioè, effettivamente, ma fa parte di me. Io ho una storia, è legata quindi alla tua una storia, che è quella di una donna che ha lottato come femminista per un mondo migliore, soprattutto contro il patriarcato, il maschilismo e la violenza sulle donne. Ne dobbiamo ringraziare. Quindi, voglio dire, non contro il maschio in sé, in quanto tale, assolutamente no, ma contro quel tipo di uomini, di maschi, che purtroppo rendono la vita delle donne molto difficile, a volte addirittura un inferno. Celeste. Ci fermiamo un attimo. Allora, togliamo questo che... Non so se può servire. Allora, abbiamo dato una prima idea
del romanzo. Ecco, la tua esperienza con le Nemesia, che erano un gruppo che si occupava di proporre al femminile le tematiche tradizionali, il lavoro, l'arte, l'economia. Noi dobbiamo ringraziare, soprattutto noi donne, tutti i gruppi come quelli della Nemesia, delle femministe, nel bene o nel male, e tutti i gruppi femminili che negli anni 70 hanno veramente fatto un lavoro incredibile per consentire a noi oggi di avere quei diritti che ci sembrano così scontati. E nonostante ci sia ancora tanto lavoro da fare, veramente il loro impegno, il vostro impegno è stato per la nostra generazione fondamentale. Oggi ci sono tanti problemi legati ancora appunto alla violenza sulle donne, alla mancanza di parità di genere nel lavoro e via dicendo, però tutto quello che siamo Bella, oggi... Scusami, dicono che non si sente, quindi ho alzo un po' la voce, avvicini. Non si sente? È una voce squillante. No, adesso ti alzo un po' più. Secondo me si confonde un po' per la mascherina, perciò. Purtroppo. Forse quando si parla si può. Allora, forse adesso sì, adesso. No, puoi togliere la mascherina quando parlo. Lo so, preferisco tenere. Quindi dobbiamo veramente un tributo che dobbiamo ricordare sempre e quindi anche questo è un aspetto che risalta nel libro accanto a tanti momenti particolari di questo che tu racconti, tanti momenti della storia degli ultimi appunto 40-50 anni, momenti particolari come la guerra nel Golfo, come abbiamo detto il terremoto, ma anche gli anni di piombo. Ci sono veramente tanti momenti che escono dalle pagine del libro attraverso le parole e i pensieri dei protagonisti. Vogliamo leggere prima qualche altra pagina e poi passiamo alla lettura di Nino Daniele. Ora che 29 paesi avevano partecipato ai bombardamenti su Baghdad e sui pozzi petroliferi, ora che, mentre incalza la tempesta sul deserto, sugli schermi di tutto il mondo viene esibita, mistificata e celebrata la prima guerra virtuale della nuova era dell'ordine mondiale, e nascosta la reale entità delle distruzioni, delle stragi e del numero dei feriti, io non ho più parole. Gli eventi di questi terribili giorni di violenza e di morte mi angosciano. Risuono ovunque l'eco della maledetta logica secolare alla quale io pensavo di restare estranea, perché tale mi sentivo. Io, donna, pensavo, nulla ho a che vedere con tutta la crudeltà e la violenza generata da un sesso che non è il mio. Tutto cominciò quando decisi di mettere la mano nell'anima per estirpare il dolore e andare altrove per trovare la felicità. Ma per farlo avevo bisogno del mondo intero, delle donne, delle piazze, delle strade, dei prati, dei fiumi. Per trovare la felicità io dovevo impossessarmi delle primavere e degli autunni, dei libri, delle lingue, delle canzoni e dei porti di mare. Per farlo io dovevo migrare, diventare nomade e allontanarmi dalla città dove si esibiscono diavoli e bastardi. Io, donna, faccio parte dell'altra metà del cielo, mi dicevo. Oggi io non ho più parole. Mi sento improvvisamente come tutte le madri a cui la guerra ruba i figli per farne carne da macello. Non posso manifestare più con il silenzio e con il lutto la mia indifferenza, e a nulla mi sembra più che possa servire l'illusione che il nostro pensiero di donne sia la forza rivoluzionaria del futuro.
Quale forza? Ma quale futuro? Abbiamo ascoltato un momento, veramente un passaggio importante che ci ricollega appunto a quello che dicevamo e che caratterizza soprattutto la seconda parte. Mentre la prima parte racconta un po' la storia, le vicissitudini dei vari personaggi, la seconda parte si lega con il filo della memoria, con il ricordo, anzi il ricordo che diventa memoria e che poi attraverso Justine diventerà, si riporta in, diventa attualità e diventa anche messaggio da trasmettere alle nuove generazioni, soprattutto anche attraverso la scrittura. Ora, in questa seconda parte si affrontano quindi diverse problematiche, anche il dualismo fra ideologia e pratica politica, quindi ci sono tantissimi momenti, come dicevo, tantissime pagine da leggere e da meditare, sulle quali riflettere in maniera molto approfondita, perché ognuno di noi, anche questi momenti sono stati vissuti diversamente, ognuno di noi li ha percepiti in maniera diversa e ritrovarli nelle pagine di un libro ci fa comprendere non solo che è passato del tempo, ma anche come questi fatti dopo pochi anni, perché sono fatti in fondo che abbiamo vissuto quasi l'altro ieri, hanno assunto anche una valenza diversa e una valenza completamente particolare anche rispetto al momento in cui li abbiamo vissuti. Quindi io chiedo a Nino Daniele di parlarci proprio riflessioni che questo libro gli ha procurato e anche di questo aspetto davvero molto molto interessante, che in un romanzo difficilmente noi incontriamo, perché noi ci preoccupiamo della storia, ci preoccupiamo della trama. In realtà questo è un romanzo in cui la trama è soprattutto fatta di pensieri e di memorie. Innanzitutto buonasera, grazie per l'invito, sono molto contento di essere qui con voi. Vi dirò anche perché, diciamo, si incrociano per me in questo appuntamento varie cose molto significative della mia vita e anche delle mie esperienze, delle mie riflessioni, delle mie passioni intellettuali, politiche, civili. E quindi veramente invito la nostra moderatrice a non essere moderata con me, cioè nel senso che appena si accorgi che sto desbordando di essere, insomma, di bloccarmi. Innanzitutto questa libreria, diciamo, se volessimo trovare una metafora, un luogo in cui in qualche modo si rispecchia, diciamo, una parte della metafora che tu hai cercato di rappresentare in questo romanzo molto denso, intenso e emozionante, diciamo, che inquieta non poco, che suscita interrogativi di non poco conto, proprio, ecco, questa impossibilità di riprendere che alla fine invece trova comunque una possibilità. Ecco, io ci sto, è stato in fondo questo, no? Quando la vita culturale di questa città sembrava avviata verso un declino rovinoso, irreversibile, diciamo, questa esperienza è stata invece un modello, un segno, appunto, che vi erano energie, risorse, tensioni che potevano fa ricostruire comunità, perché in fondo il libro di Silvana ci dice questo, che parla, come dire, di catastrofi
sociali e politiche, a volte tra virgolette anche naturali. Noi lo sappiamo bene che le catastrofi naturali non sono mai naturali, sono sempre, c'è sempre la responsabilità finale dell'uomo, diciamo, nel determinare le condizioni perché si verifichino. E insieme, diciamo, di catastrofi di vite individuali, per cui le scissioni, le lacerazioni profonde sembrano segnare fatalmente un destino, invece c'è un qualcosa che si rimette in movimento, diciamo, femminile, la generazione, direi, in qualche modo, no? Succedersi di queste generazioni di donne in cui vivono, si rappresentano antiche subalternità, sottomissioni, rinunce, ma anche aspetti invece capaci di funzioni che comunque sono essenziali, appunto quello di ricostruire in qualche modo legami dopo queste interruzioni brusche, drammatiche, terribili, diciamo, che segnano esperienze collettive e esperienze soggettive. Io ho conosciuto, insomma, ho seguito fin dal suo sorgere le esperienze di questo gruppo di donne, diciamo, le Nemesie. E ora che tanto tempo è passato, che tanta acqua sotto i ponti, diciamo, è passata, ci rendiamo conto che è stata in questa città. Anche a me piace molto la metafora città-mondo. E Napoli è una città mondo, come sapete c'è Jean-Noël Schifano che usa un'iperbole che a me piace moltissimo, e qui la ripeto sempre, se scomparisse il mondo e restasse Napoli potremmo ricostruirlo, diciamo, potremmo ricostruire la cultura del mondo, perché qui sono passate tutte le civiltà e ciascuna di queste civiltà ha lasciato tracce profonde e significative. È stata quella delle Nemesie una delle esperienze più originali, innovative, creative, e ora, diciamo, che è passato almeno, sembra delinearsi una maggiore consapevolezza degli sconquassi che ha prodotto per il mondo il pensiero unico, una globalizzazione che ha assunto i caratteri che ha assunto, ci rendiamo conto di quanto vitale, profondo, anticipatore, profetico fosse il messaggio, diciamo, e la pratica che quell'esperienza ha. E non a caso credo sia accaduto a Napoli. Tra l'altro questo continuo richiamarsi, in fondo quasi obbligato, perché è chiaro che sullo sfondo della cultura, anche dell'estetica, diciamo, del gruppo, c'era molto la psicanalisi, diciamo, la declinazione psicanalitica, anche freudiana, non solo, diciamo, era un passaggio obbligato per ogni cultura femminista confrontarsi con quella dimensione. Però, insomma, questo continuo richiamarsi al mito era in fondo un modo per dichiarare anche le proprie radici, le proprie appartenenze, quindi l'appartenenza a questa città e la sua lunga storia culturale, al fatto di essere un genere complesso, diciamo, non facilmente divisibile, diciamo così, perché tra le intuizioni delle Nemesie, della sua fondatrice in particolare, Lina Mangiacapre, c'era già allora il mettere in discussione, diciamo, questa fissità dei generi, che sembrava perfino, diciamo, era un'eresia da vari punti di vista, forse era un'eresia perfino rispetto ai canoni fondativi allora del tempo del femminismo stesso, diciamo così. Quindi un'esperienza molto importante, perché del resto Silvana ha raccolto in modo molto importante, significativo, ricco nel suo lavoro, la Medea dell'anno scorso, la Nemesi di Medea, che è
che poi credo sia il suo nome di... Medea sono io. Sei tu, come... Nemesi e Lina Mangiagalle. Lina Mangiagalle, poi c'era Niobe, che era... Niobe Teresa. Sì. Quindi anche questo, insomma, volevo sottolinearlo perché è stato prezioso poi nel tempo anche un po' sottrarre a un certo oblio, come tutte le pratiche, tra virgolette, diciamo questa espressione, ma ci intendiamo, però in questo caso mi sembra adatta, diciamo, rivoluzionare che in qualche modo hanno segnato la Napoli contemporanea, la Napoli del dopoguerra. Quindi alcune cose molto importanti. Infine mi permetterete di aggiungere, dal mio punto di vista, di chi ha avuto responsabilità di politica culturale in questa città e in altri luoghi istituzionali, questa giovane casa editrice fatta di giovani che è coraggiosamente pubblica, diciamo, testi così, secondo me, importanti, insomma, che ovviamente... non stanno immediatamente sotto l'egida del mercato, diciamo. Poi io spero che abbia tantissimi lettori, perché è un romanzo, ripeto, che scritto, tra l'altro, ci sono molti registri linguistici che dimostrano ovviamente anche la grande cultura, la grande capacità di narratrice che ha l'autrice. Ci sono diversi registri linguistici. Io, per esempio, il dialogo tra le due ragazze nella stanza cosiddetta delle streghe lo considero una delle cose più belle che siano state scritte di recente tra i libri che ho avuto la fortuna di leggere in questo periodo. Quindi, ripeto, dal punto di... è un romanzo, diciamo, che ci... molto, anche molto coraggioso, perché va come può fare solo chi, diciamo, ha una visione critica. Non è che stiamo parlando di un libro apologetico di maniera su Napoli, intendiamo, stiamo parlando di un libro che ne vede, diciamo, già l'ossimoro che... ossimoro, io preferisco dire ossimoro perché è più legato, diciamo, all'etimologia greca, diciamo. Già dall'ossimoro del titolo ci rendiamo conto, appunto, che andiamo in un campo di contraddizioni. Quando parliamo di contraddizioni, parliamo di... se no non è che stiamo parlando di un giro di valzer, stiamo parlando di vita e di morte, di bene e di male, di ciò che segna il destino delle persone, segna la loro vita, indirizza verso vari esiti. E noi sappiamo che in questa città, appunto, spesso questa città che è celeste per certi aspetti, ma per tanti è un inferno. E spesso l'inferno si nasconde proprio dentro le mura domestiche. È lì che c'è, diciamo, dove le relazioni sono appunto indirizzate in una certa maniera da arretratezze culturali, ma anche da certi modi di essere della cultura e dell'economia del nostro tempo. Cioè, la famiglia resta uno dei luoghi principali delle contraddizioni della nostra società. Lì che si gioca molto. Le donne non riescono a riconoscere. Ma le donne sono, diciamo, è tutto il peso di ciò che è sulle spalle delle donne. Quindi è come... faccio l'esempio della catastrofe che ho usato. Io, come sapete, tu hai ricordato, ho fatto il sindaco di Ercolano. Io non sono di Ercolano, sono di Napoli, ho avuto la fortuna di fare il sindaco di Ercolano, cioè parlo del territorio vesuviano, no? Cioè, l'interrogativo che tutti noi ci poniamo è com'è che su un vulcano attivo, dove da un momento all'altro, diciamo, facendo i debiti scongiuri, parte europei e parte napoletani, diciamo, un vulcano attivo dove appunto un'eruzione nell'ordine naturale delle cose, sono abbarbicate fino alle pendici, fino sul cratere, 600-700 mila persone.
E come mai, diciamo, si è persa memoria delle catastrofi? Io non credo che sia solo questo. C'è lì anche Amalia Signorelli, che è la nostra grande antropologa, insomma, immagino che molti di voi l'hanno conosciuta, ne avete sentito parlare, ne avete letto dei testi, ha scritto delle cose molto belle su questo. Cioè, quando c'è una catastrofe che annulla lo spazio e il tempo e si lacerano tutti i rapporti, c'è questo, diciamo, il restare in loco e il ricostruire in loco significa questo, riordinare il proprio spazio-tempo, ricostruire i legami, ricostruire la propria soggettività e la propria identità, che non è, ecco, fuori dalle relazioni. La nostra identità è tutta dentro le relazioni. Il problema è di come siamo solo, come dire, oggetti di queste relazioni, oppure ne siamo soggetti attivi e partecipi. E questo è uno dei temi, appunto, che ci ritorna fortemente, molto attivamente, diciamo, da questo romanzo. Quindi il tema, diciamo, per dire, ecco, l'altra cosa che volevo sottolineare, poi concludo, a proposito, diciamo, di questo inferno celeste, volevo leggervi l'altra cosa per cui io vengo qui sempre con grande piacere, perché questo è uno dei luoghi amati da Aldo Masullo. Aldo Masullo è una persona che, diciamo, in cui credo, a parte ciascuno di noi, ma anche il gruppo delle Nemesie, che è una persona che, diciamo, si muovevano intorno a quella esperienza, frequentavano come pensiero, come luogo di discussione, di dialogo, diciamo. Volevo prendere una citazione da un libro molto bello che si chiama Lezioni sull'intersoggettività, dove c'è, secondo me, diciamo, una metafora che si attaglia perfettamente alla nostra città e che lui usava spesso, a cui faceva spesso ricorso, che volevo leggervi, diciamo. Se pertanto da una parte l'aspirazione, anzi la missione, il compito dell'uomo è la realizzazione della perfezione, cioè della ragione tutta spiegata, dall'altro, ove mai questa realizzazione fosse una volta appieno conseguita, cesserebbe la pluralità dei soggetti umani, poiché la perfezione della ragione è la sua assoluta unità, il cessar d'essere delle sue parti come parti. Se soggetto fosse la ragione medesima e non l'individuo umano, cesserebbe l'umanità come pluralità di soggetti. Cesserebbe, cioè, ad un tempo la società e la storia. La realizzazione perfetta della società, la comunità razionale perfetta, sarebbe paradossalmente la fine della società e di ogni modalità comunitaria. La pluralità dei soggetti è dunque una sorta di purgatorio che vive nell'attesa di un paradiso impossibile. Non c'è alternativa. O la storia e la molteplicità dei soggetti, il purgatorio delle egoità particolari, o il paradiso della perfetta razionalità. Ma allora l'unicità del soggetto e l'annullamento della storia. Ecco, diciamo, nella nostra città vive interamente questa contraddizione, diciamo così, no? Questo conflitto, questa permanente conflittualità. Non a caso, diciamo, uno delle cose, diciamo, che la rappresentano, diciamo, che rappresentano un po' l'anima di questa città, sono le famose anime del purgatorio. Le anime del purgatorio, come si sa, sono permanentemente sospese tra paradiso e inferno. Sono sempre lì per essere inghiottite dall'inferno, ma sono sempre in continuo affannarsi per cercare, appunto, di sottrarsi all'inferno e conquistare, diciamo, una condizione migliore. Ecco, io credo che in qualche modo questo libro, attraverso le sue vicende drammatiche, le tragedie che ci racconta, quelle personali e quelle collettive,
si conclude giustamente su una domanda. Non svela nulla, quindi la posso citare, diciamo. C'è questa donna che sviene, così si scopre che attende un figlio. Una nuova aurora? Quale nuova aurora? Quando nascerà finalmente quella creatura libera di essere padrona della sua vita? Il dolore, il sacrificio e lo spreco di quante vite separano ancora il triste, oscuro tramonto di bellezza e di speranza dall'alba luminosa e vincente che tutti i giusti e i buoni attendono? Ecco, questa è la domanda. Il problema è che ognuno di noi è la risposta, e credo che il libro esattamente voglia stimolarci a questo. Non solo ci rivolge questa domanda, ma ci sollecita ad essere in positivo la risposta. Ringraziamo Pino Daniele che ha sì, facciamo concludiamo allora sulle parole di Nino Daniele, perché sono delle domande che il libro pone non solo alla fine, ma durante tutto il suo percorso, durante tutto il racconto di queste vite che rappresentano, abbiamo detto Napoli, ma che rappresentano l'intero mondo, tutta l'umanità, perché poi alla fine Napoli è questo, è essenzialmente un insieme di archetipi che sono forti, sono resistenti, e che mostrano tutto quello che può accadere a che cosa? All'essere umano. Quindi noi dobbiamo leggerti innanzitutto per comprendere la grande esperienza, la tua grande esperienza che hai versato in queste pagine. Io volevo farti una domanda, però velocemente. Qual è stata la prima immagine o la prima parola che ti ha permesso di scrivere questo libro? Concludiamo con questo tuo momento personale. Consorzio. Consorzio. Sì, un'esperienza che ho fatto all'interno di un consorzio di imprese un bel po' di anni fa, e che mi ha dato la possibilità di prevedere, proprio come una Cassandra nel vero senso della parola, tutto quello che sarebbe accaduto. Allora, è un'esperienza veramente molto allora, forte, un'esperienza molto forte. C'è nel libro l'esperienza, perché Pasquale è il boss di questo consorzio di imprese, sostanzialmente. Ecco, non volevamo rappresenta, non volevamo anticipare. È la figlia che ha avuto l'eredità morale della zia di Mariuccia, vuole fare di tutto perché questa cosa venga in qualche modo distrutta e anche punita, penalizzata, perché è una cosa di corruzione e di immoralità intollerabile, ma che viene avallata e permessa anche dalle istituzioni. Ma le nuove generazioni sono quelle sulle quali dobbiamo puntare, oltre che sulla nostra età. Noi dobbiamo mettere l'esperienza e la memoria, che non va dimenticata, non va messa da parte. Noi dobbiamo continuare a raccontare affinché le nuove generazioni possano, attraverso la nostra memoria, comprendere quali sono, qual è la parte negativa della città, di questa città mondo, e non solo della città, perché ripeto, della città intesa come città mondo, quello che accade a Napoli, sì, è rappresentativo, è simbolico di tutto quello che può accadere nel mondo. Certo. Questa come città mondo, è chiarissima, quindi, città mondo, poter riscattare la città, noi stessi, e quindi c'è anche un messaggio di grande speranza nei ragazzi che possono continuare questa battaglia. Alfano, Aiello, Salvatore, tutti i ragazzi che fanno
che partecipa, no? Realizzazione teatrale del Giunche al Potere. Ci sarebbero ancora tantissime cose da dire, però le potremo dire in qualche altra occasione, in un'altra occasione, e poi bisogna leggere. Concludiamo con l'ultima lettura. No, vedi tu, quella di Neruda che diciamo sì, è conclusiva e poi un segno di speranza. Giustin recita in cuor suo il rosario di memorie indispensabili per alimentare coraggio e strategie. Neruda scrive: lentamente muore chi ripete ogni giorno gli stessi percorsi, evita ogni passione, è infelice sul lavoro, non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, e distrugge l'amor proprio, abbandonando un progetto prima di iniziarlo, dimenticando che essere vivi richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Ma io ritenevo che l'ardente pazienza di cui parla il poeta non portasse al raggiungimento della felicità se non coniugandola con l'unica strategia possibile in una realtà che distrugge speranze e sogni, la rivoluzione armata. Questo dicevo, sia pure con tutto il rispetto e l'amore che merita Pablo, come tutti i poeti di libertà, invitavo i compagni a riflettere. Premi il tasto, Justine, e ascoltate il seguito. Grazie. Ecco, grazie a Leda Conti e appunto grazie allora a tutti noi, l'augurio di essere sempre rivoluzionari a qualsiasi età, per i giovani ma anche per chi ha qualche anno in più. Una rivoluzione però pacifica, no? Una rivoluzione armata, una rivoluzione pacifica culturale e sempre morale. Sempre noi non parliamo mai di rivoluzione armata, c'è un, ma nel libro non lo possiamo raccontare altrimenti sveliamo tutto. Dobbiamo raccontare un libro che deve essere quel passaggio, c'è anche quel passaggio, c'è stata anche quella realtà, cioè, ma c'è anche questo forte dualismo fra l'intellettuale e l'ideologia politica, fino a dove ci possiamo, l'ideologia è giusto che prevalga poi sull'attività politica, che poi è sempre un'attività di accordo, di raccordo tra le parti. Quindi ci sono talmente tantissimi temi, Silvana, che dobbiamo necessariamente parlarne e parlarne ancora. Quindi io, facciamo una seconda puntata. Quindi io ringrazio tutti e vi aspetto alle prossime, una prossima presentazione o un prossimo incontro con Silvana Campese. Grazie a Nino, grazie, Daniele, grazie, e grazie a tutti. Grazie a tutti.